Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Saluto tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter e siamo di nuovo qui a parlare di calcio femminile. Allora, Florentia, quindi in latino, Juventus finisce 3-0 per le bianconere. Prima partita in assoluto contro la Florentia, che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie B, squadra che tra l'altro io l'anno scorso speravo venisse in Serie A perché l'ho seguita. E ho visto alcune partite e devo dire che era una squadra che stavo ammirando parecchio, proprio perché stava facendo vedere delle ottime cose in Serie B e secondo me era una delle squadre che meritava di venire su in Serie A tranquillamente. E dunque Juventus che si porta attualmente a 6 punti, aspettando domani che c'è Milan-Fiorentina, big match della seconda giornata, che secondo me potrà già dire tanto. Allora, partita non bellissima della Juve, devo essere sincero, una squadra che a me non sta dando sicurezza. Ha vinto 3-0 contro la Florentia, che ci ha messo l'anima, e rischiando tra l'altro, perché sul 2-0 per la Juve è stato dato un rigore alla Florentia, che c'era netto, su una sciocchezza di Petronella Ekrot, e se la palla entra dentro lì, se non sbaglia il rigore, la partita cambia totalmente modo di essere vista, insomma, no? Invece lì il rigore è stato sbagliato, successivamente altro rigore netto, fallo della giocatrice fiorentina sul tiro di Eniola Aluko, e solo che è stato trasformato quello da Cernoia. Dunque, doppietta di Bonansea, che ha fatto primo gol su una punizione meravigliosa, il secondo di gran classe su un cross basso. Diciamo che Bonansea sta tenendo veramente in piedi un po' la Juve in queste prime partite, sta facendo veramente delle grandissime cose. E ancora un pesce fuor d'acqua Girelli, ma non è colpa sua, perché lei non è un attaccante, eppure viene schierata inspiegabilmente in attacco. Girelli è palesemente una trequartista, però trequartista non viene schierata mai, e quindi insomma non è neanche colpa sua. E la difesa non mi è piaciuta, perché comunque Petronella non dà troppe sicurezze. Giuliani ha fatto un paratone enorme nel primo tempo, ma poi ha rischiato un paio di cappelle dopo nel secondo, quindi assolutamente, diciamo, alti e bassi. Comunque, insomma, diciamoci la verità, l'importante è fare punti. La squadra che mi sembra ancora lontana addirittura di condizione, soprattutto era importante vincere oggi dopo aver buttato via la qualificazione in UEFA Women's Champions League, e alla fine la vittoria è arrivata contro una buona Florentia, ci tengo a dirlo, che comunque secondo me è una squadra non così scandalosa come la gente può pensare solo perché ne è promossa. È una squadra veramente già, secondo me, un pochino superiore già alle varie Pink Bari e Eurobica, secondo me sono indietro. Comunque l'importante era vincere, la Juve ha vinto, ripeto, migliore in campo ovviamente Bonansea, assolutamente. Peggiore in campo non lo so, forse darei a Girelli, ma ripeto, la do a lei peggiore in campo, ma non lo merita lei, lo merita chi ogni volta la schiera in ruolo non suo, in un ruolo poi tra l'altro che in cui lei non è adattabile, quindi va bene così. Mi auguro che piano piano la Juve ritrovi la condizione, perché sennò così, giocare così contro un'eventuale Fiorentina in questo momento sarebbe duro, molto dura, visto che il 13 c'è la Supercoppa, e mi auguro di vedere una Juventus diversa da quella che ho visto oggi. Chiudo qua il mio video e vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!